quesiti referendari che abbiamo anche con voi definito saranno presentati domani in Corte di Cassazione, quindi siamo un po' qui quasi a celebrare, diciamo, questa presentazione, perché non è stato un percorso facilissimo questo della stesura dei quesiti. Io ritengo che si sia chiuso molto positivamente, e ritengo che sia necessario questo passo, poi lo dirò magari in chiusura con qualche considerazione finale. E io partirei da una cosa che diceva adesso il collega D'Andrea, cioè questa legge 107 in realtà non è soltanto una riforma, tra virgolette, del servizio scolastico, in realtà è un cambio di filosofia vero e proprio del servizio scolastico, perché si abbandona quella che era stata l'opzione di una governance partecipata della scuola per andare a quella che invece è un'organizzazione fondata su poteri monocratici ampiamente discrezionali del dirigente, vogliamo dire un'organizzazione di tipo aziendale, ma forse nemmeno, perché le aziende moderne non si reggono su modelli di questo genere. Questo è il modello del padrone delle ferriere, per capirci, più che un'organizzazione come adesso, come oggi la intenderemmo anche nell'ambito dell'impresa. E questa è una scelta particolarmente grave, che viene nel contesto di un cedimento complessivo di queste forme, diciamo, di governance che sono state proprie del nostro sistema un po' a tutti i livelli, ma che per la scuola hanno un impatto, io direi, particolare, perché la scuola ha una particolarità che non dobbiamo mai dimenticare, che nell'ambito di questo servizio giocano diritti e libertà costituzionalmente garantiti. Perché da un lato abbiamo la libertà dell'insegnamento, articolo 33 primo comma, voi ho sentito citare appunto l'associazione articolo 33, e questa guarda esattamente a quel primo comma che garantisce voi in maniera diretta e immediata, e dall'altro c'è il diritto all'istruzione dello studente, ugualmente un diritto costituzionalmente garantito. Ora, vedete, non è proprio semplice definire i contenuti della libertà di insegnamento. La dottrina si è affaticata su questo concetto, e forse è più facile dire quello che non è piuttosto che quello che è, perché è chiaro che se io, guardando il sole che si alza la mattina e tramonta la sera, sulla base dell'esperienza empirica, vado in classe e dico che Galileo aveva torto e il sole gira intorno alla Terra, non posso assumere che sia un esercizio della mia libertà di insegnamento, questo è evidente. Ed è ovvio che il servizio come tale richiede un'organizzazione, soprattutto considerando che poi lo stesso testo costituzionale parla di esame di Stato, parla di studenti capaci e meritevoli, concetti entrambi questi che presuppongono che ci sia una valutazione della conoscenza che è stata trasmessa agli studenti e in qualche modo una certificazione di questa conoscenza, da qui la possibilità che ci siano programmi, indirizzi. Però una cosa è certa, che nell'ambito dell'organizzazione scolastica una garanzia come la libertà di insegnamento certamente preclude che ci sia quello che comanda e dà ordini. Questo non ci può essere. Poi possiamo, il resto possiamo discutere. Ma non è la posizione del subordinato che è tenuto a fare quello che gli viene imposto di fare. Questo è sicuro. Quindi, come dicevo, magari è più facile dire ciò che non è, ma insomma alcuni elementi che qui possiamo assumere come punti di partenza, ritroviamoli sicuri. E allora la domanda, aggiungo un'altra cosa, che questa libertà si esercita nell'ambito della missione complessiva, diciamo,
della scuola, che è una missione che tra l'altro diventa oggi molto più complessa di ieri. Voi leggerete nei prossimi anni l'urto maggiore dell'integrazione multiculturale, di un multiculturalismo che si fonda sul mantenimento dell'identità e non più sull'integrazione, sul melting pot come è stato per il XX secolo, diciamo. E quindi sarà la vostra libertà che dovrà gestire questo passaggio per il paese difficile ed epocale insieme. E anche lì, ovviamente, non si può pensare che qualcuno dia ordini. Allora, tutto questo pone una domanda: è compatibile questo contesto generale con la previsione di poteri, come diceva il collega D'Andrea, ampiamente discrezionali di questo soggetto? È compatibile con questa essenza costituzionale la previsione di una verticalità decisionale che sostanzialmente stronca la governance partecipata degli organi collegiali e concentra nelle mani del dirigente la somma dei poteri sostanzialmente decisivi all'interno dell'organizzazione? La domanda vera per la Costituzione, quanto alla costituzionalità, è questa: dov'è che noi vediamo che il dirigente si vede attribuito dal legislatore ora e non in prospettiva? Io ho seguito il ragionamento del collega Andrea che dice lo Stato potrà entrare ancor più. Verissimo, quello è giusta la sua analisi, ma il problema ci riguarda da adesso, perché quello che accade ora sulla base del testo compiutamente normato così com'è. Non è che noi ci dobbiamo aspettare che succeda, che altro ci dobbiamo aspettare? Che il dirigente scolastico mette il patibolo nel cortile dell'istituto? Cos'altro ci serve? Cos'altro ci può venire? Perché se noi andiamo a leggere proprio il testo, io voglio con voi seguire un attimo proprio le formule legislative per dirvi quanto sono pericolose e quanto vi debbano motivare a mantenere l'iniziativa alta contro questa legge, che è purtroppo legge dello Stato, legge vigente. Ma il richiamo al comma quarto l'avete già sentito, no? Il potere del dirigente in base al comma quarto di dare indirizzi per l'attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione, di definire questi indirizzi. Poi il piano è approvato al Consiglio d'Istituto, ma diciamo la chiavetta di accensione, il motore lo fa partire il dirigente, ma questo sarebbe ancora poco, per così dire. In realtà quello che poi è più pericoloso ancora viene dopo e comincia con il comma 18, per cui il dirigente scolastico individua il personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia e poi con i commi da 79 in poi. Questo è il nucleo centrale che ci interessa e che vi interessa e vi riguarda. Perché vi interessa e vi riguarda? Perché se andiamo a guardare i comma 79 troviamo una serie di formulazioni normative, diciamo a maglie larghe, che ci fanno capire come il potere del dirigente sia ampiamente discrezionale e scarsamente suscettibile di rimedi. Guardate che le cose vanno insieme, perché se un potere è male disegnato e produce effetti negativi, comunque la cosa è censurabile, ma se c'è la possibilità di avere il rimedio del ricorso al TAR o quello che sia, bene o male ci salviamo la pelle. Se invece le formulazioni sono tali da slargare il potere e rendere anche difficilmente percorribile il rimedio, allora la situazione diventa, come capite bene, più difficile. E allora andiamo a vedere come funziona, questo dal comma 79 in poi.
vediamo che per la copertura dei posti di istituzione scolastica il dirigente scolastico propone gli incarichi. Intanto guardate che è il dirigente che propone gli incarichi. Già questo è significativo, cioè un potere di proposta è esclusivamente rimesso a lui. Li propone non sulla base di qualcosa, di criteri, di regole predeterminate, di pareri, organi collegiali, no, li propone, punto. Ai docenti ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, che io so suscita molte critiche, però onestamente io non credo che lì ci sia un vero problema di costituzionalità sul punto dell'ambito territoriale di riferimento. Come si gestisce può essere un problema, ma che ci sia francamente non mi sembra suscettibile di censura. Però che cosa vediamo? Che questo dirigente, a fine di garantire il regolare via delle elezioni, propone gli incarichi a chi? Propone ai candidati. Guardate, notate questo concetto di candidato, no? Noi non abbiamo più quello che fa domanda per avere l'incarico. La legge lo definisce il candidato, cioè il candidato è uno che si sottopone a una valutazione ed è giudicato da qualcun altro, non è uno che ha diritto a, il candidato non ha diritto a niente. Quindi non ha proprio più diritti. Ma il senso è proprio questo, che voi non ne avete più diritti, state proprio con le pezze state, Se volete proprio una definizione tecnica, Edoardo dice con le pezze. E seguitemi un poco, perché ma lo spiego pezza per pezza, lo spiego. Scusa, proviamo a sistemare questo dritto, forse. Ecco, vediamo se va meglio. Ma voi mi sentite, sì? Adesso va meglio, perché è dritto davanti. Okay. Va bene, va. Allora, questo il dirigente propone direttamente a chi dovrà avere l'incarico, propone l'incarico a Tizio, propone l'incarico a Caio, quindi vedete come si stabilisce questo rapporto diretto tra chi ha il potere e chi è oggetto, diciamo, dell'esercizio di questo potere. Quindi non è che uno che fa domanda perché in graduatoria sta in un posto per cui sa che dovrà essere chiamato lui, scompare tutto questo. Poi vedete la formula che segue immediatamente, anche tenendo conto delle candidature. Guardate, quando voi in un testo legislativo leggete anche, dovete immediatamente temere, perché se anche vuol dire che è possibile anche il contrario, se no non sarebbe anche, mi pare, perlomeno una lettura possibile questa, giusto? Quindi questo, leggendo forse in mala parte, ma direbbe qualcuno, che cosa significa? Che il dirigente può chiamare anche chi non si è candidato, tra virgolette. Cioè io dirigente, mi guardo l'elenco dei cosiddetti candidati, dice che sembra, non c'è nessuno che mi piace, però ci sta Mevio che è amico mio. Gli dico vieni qua, è vero che tu non ti sei candidato, non hai fatto domanda. Non ti sei candidato, dice che è candidato, però adesso ti chiamo io, perché tanto io devo tenere anche conto delle candidature, ma se anche tenendo conto non sono vincolato a quelle candidature. E quindi il concetto stesso di candidatura della quale si deve eventualmente tenere conto già ci dice in che contesto ci troviamo. Certamente non un contesto che veda il diritto a essere appunto a vedersi conferire l'incarico. Tenendo conto poi, nell'assegnazione della sede, della precedenza, ma quale precedenza? Solamente della precedenza ex legge 104. Voi conoscete la 104, quindi non vi sto a dire adesso di che si tratta. Quindi capite che è un orizzonte molto ristretto quello nel quale il dirigente è chiamato a tener conto vincolativamente di una precedenza. Al di fuori della 104 niente.
quindi fuori il profilo dell'assistenza diversamente abile e cose di questo genere, niente, nessuna precedenza. Poi c'è il punto dell'utilizzazione in classi anche diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina, una cosa ormai già molto larga, come capite bene, perché il titolo di studio valido per l'insegnamento della disciplina non è che pone argini significativi, e abbiano percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti. Che vuol dire coerenti? Un'esperienza professionale coerente con l'insegnamento è un concetto talmente ambiguo, questo della coerenza. Come si misura una coerenza? Si può dire che uno è più coerente e uno è meno coerente? Anche qua vediamo una scelta sostanzialmente libera da parte del dirigente. L'unico vero limite normativo che questo comma 79 pone viene adesso, purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso. Ma vedete che è un limite molto limitato, perché attiene soltanto al caso in cui il dirigente chiami docenti in classi di concorso diverse. Solo lì vale questo limite che adesso vi ho citato. Per il resto può chiamare come dire, i candidati che gli pare a lui. L'articolo 80, il comma 80, immediatamente successivo, continua. Perché il dirigente scolastico formula la proposta di carico in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa. Vedete questo concetto della coerenza, che è un concetto intrinsecamente non riducibile a diritti soggettivi. Questo mi sembra evidente. Poi coerente sono io, coerente è quell'altro, ma questo non mi mette in una posizione differenziata rispetto a chiunque altro. Saremo tutti coerenti, cioè sono quelli coerenti e quelli incoerenti, ma i coerenti sono tutti coerenti. Ricordate questo punto, perché questo ci serve poi fra un attimo. L'unica cosa che ci dice questo concetto della coerenza è che non deve essere in contrasto, anche qui semmai si capisce il negativo, ma non ci dice cosa, ci dice quello che non è. Sono valorizzati il curriculum, poi può essere rinnovato, triennale rinnovabile, ed è rinnovabile purché in coerenza con l'offerta formativa. Allora badate bene, io mi trovo alla fine del triennio, devo essere confermato, come me ci saranno altri. Si può mai misurare una maggiore o una minore coerenza? Si può dire io ti chiamo perché tu sei molto coerente, però tu sei poco coerente, quindi invece di rinnovare l'incarico a te, io mi chiamo quello che sta fuori, perché quello è più coerente di te. Possibile? Probabilmente è possibile, cioè io rinnovo l'incarico sulla base di considerazioni che hanno quasi nulla a che fare, diciamo, con il percorso, anzi nulla a che fare con quello che è il percorso professionale e diciamo lavorativo dell'interessato, perché l'articolo il comma 80 dice sono valorizzati il curriculum, l'esperienza e le competenze professionali. Valorizzati. Anche qui, che significa valorizzati? Sono tradotti in punteggi? Forse. E se non sono tradotti in punteggi, che significa? Vuol dire che è il dirigente che fa una graduatoria in base a criteri stabiliti da lui stesso? Secondo me è importante ABC, quindi secondo questi criteri ABC la graduatoria è 8 punteggi A, 8 punteggi A, 8 punteggi A. In base a questi punteggi vince Tizio. Lo dice lui. Non c'entrano organi collegiali, principi generali, no, la legge è da lui questo potere. Possono essere svolti colloqui, possono. Quindi possono anche non essere svolti colloqui, come
vedete, quello, l'unico, anche qui, l'unico punto fermo che la norma pone è quello della trasparenza, perché devono essere messi nel sito internet dell'istituto gli incarichi conferiti, il criterio adottato, incarichi conferiti e curricula dei docenti. Ma a parte il fatto che questo avviene a babbo morto, come dicono in Toscana, è evidente che anche lì i criteri, se ci sono, li ha fatti il dirigente, gli incarichi li ha conferiti il dirigente e i curricula, quelli, è l'unico punto che possono avere un qualche elemento, come di oggettività, nel senso che raccontano fatti storicamente accaduti. Ma certo, li ha valutati già, perché questo si mette quando tutto è già accaduto, quindi gli altri corrono appresso. Guardate che cosa non c'è in questi articoli 79-80, adesso vi prego di seguirmi con attenzione. Non c'è nessuna graduatoria e soprattutto, se ne potrebbe anche fare a meno, non c'è la prescrizione di alcuna valutazione comparativa. Non c'è. Non dice in nessun punto, non si evince da nessun punto in questi commi 79-80 che il dirigente deve guardare Tizio verso Caio, verso Sempronio, verso Mevio e dare una motivazione perché Mevio è meglio di Tizio, di Sempronio e di Caio e viceversa. È come se fossero tutti uguali, tutti idonei, tutti buoni. Guardate che questo che cosa significa? Significa che una scelta come questa non è giustiziabile, o è molto difficilmente giustiziabile, perché è insuscettibile di rimedio davanti al giudice amministrativo. Era come una volta, adesso non so se è ancora così, ma una volta i primari, gli ospedalieri, li facevano dando una, come dire, la qualificazione di idoneo. Per cui c'era quello buono, quello buonissimo, quello così così e quello che avrebbe dovuto fare il cacciatore del barbiere. Però erano tutti idonei e a quel punto il dirigente dell'ASL pigliava chi gli pareva. I TAR dicevano di non poter capovolgere la scelta del dirigente perché essendo tutti uguali, tutti idonei, era una scelta sostanzialmente insuscettibile di essere capovolta in sede amministrativa. Qua rischiamo di fare lo stesso, perché siccome non c'è nessuna griglia, nessuna graduatoria, nessuna valutazione comparativa, va a finire che la scelta dirigente è una sorta di scelta insindacabile. Questo è uno dei punti più pericolosi in assoluto. Si vedrà, poi io spero che non vada così, spero sicuramente qualcuno farà ricorso e ci sarà a quel punto in sede giudiziaria un confronto, ma è una possibilità che è data da questa formulazione legislativa, fatta in questo modo e compiutamente normata in questo modo. Non è che dobbiamo aspettare altro, no, è adesso che è così. Quando poi andiamo oltre, vediamo che questo potere del dirigente non è che si esercita solamente per quanto riguarda il docente. Qua l'abbiamo visto per il docente, per la chiamata, per l'incarico. Ma si svolge anche per un altro profilo molto delicato, perché, come dire, dopo il bastone c'è la carota, perché c'è il bonus. Voi sapete che cos'è il bonus, quindi non ve lo dico, no? Sì, sì, sì. No, no. Il problema del bonus è esattamente lo stesso, se vogliamo. Là, per la verità, è e la questione è delicata perché, come forse sapete, la legge parla di una valutazione del merito e c'è stata una sollevazione da parte vostra e dei vostri colleghi e uno dei quesiti riguarda appunto questo. Io devo dire la mia personale opinione, io non credo che una valutazione del merito sia in sé incostituzionale, non lo penso. Tutto dipende da come si fa e da chi la fa, sicuramente. Non si può dire che in sé il docente non può essere in alcun modo sottoposto a una valutazione del merito, questa io credo è un'affermazione insostenibile. Ma il problema anche qui
chi è che fa la valutazione del merito e che poi la traduce in un riconoscimento economico, perché questo è il dirigente. E ancora una volta lo fa lui sulla base di criteri stabiliti da un comitato di valutazione fatto in un certo modo. Fatto bene, fatto male, questo è stato un altro dei punti di forte discussione. Il problema è che, a parte che i criteri sono genericamente indicati, ma non c'è nessuna valutazione sul singolo. Cioè non è che il dirigente valuta il merito dell'attribuzione del bonus sentito il parere del comitato relativamente a Tizio. No, lui assume i criteri generici definiti al comitato e poi decide lui di riconoscere il merito e dare il bonus a Tizio, a Caio, a Sembroni. Quindi anche qui non c'è nessuna valutazione comparativa, per cui non c'è la possibilità di avere un minimo di oggettività nell'attribuzione del bonus e nella parallela valutazione del merito, che sono poi cose, e voi lo capite bene, che in qualche modo restano in carriera. Supponiamo che uno di voi non abbia mai un bonus e questo non si sa, e l'altro dirigente dell'altra scuola dove vorreste andare non si oppone il problema, ma questo perché non ha mai avuto un bonus in tanti anni? Sarà successo qualche cosa. Quindi non sono cose, come dire, irrilevanti o a costo zero, sia nel momento stesso, perché ovviamente uno si vede incidere nella retribuzione, sia nella prospettiva di carriera. E quindi avere una valutazione che non è condivisa in un organo collegiale, che è assunta in maniera del tutto solitaria dal dirigente, al di fuori di ogni partecipazione dell'interessato, perché non è che si prevede che ci sia un minimo, io non ti do il bonus, magari ti chiamo, ti dico guarda io quest'anno non te lo do perché tu sei stato un nulla facente, poi magari scendiamo nel cortile e ci picchiamo a sangue, però almeno un qualche procedimento di partecipare vorrebbero una scelta di questo genere, no? E a me pare sì, perché qua siamo nell'ambito ovviamente, sia con la chiamata, sia con il rinnovo dell'incarico, sia con il riconoscimento del bonus, siamo nell'ambito di quelle scelte che forse non incidono direttamente sulla libertà di insegnamento. Guardate, perché nessuno ordina di tu dici questo, tu non puoi dire quest'altro, ma che sono condizioni dell'esercizio della libertà, che condizionano l'esercizio della libertà e che quindi sono parimenti lesive della libertà, perché non è che se io incido indirettamente per questo l'incidenza è tollerabile, no. L'incidenza non è tollerabile sia che l'incisione sia diretta sia che sia mediata. Allora qui siamo chiaramente di fronte a un'incidenza mediata, ma tuttavia assolutamente bene percepibile della libertà di insegnamento. Adesso ne faccio un'altra cosa di esempio, perché quando questo è l'articolo 127, questo qui che da ultimo io ho richiamato, 127 e 128. Quando guardiamo invece all'altra componente della comunità scolastica, di studenti, e lì c'è un altro passaggio significativo che ha a che fare con l'alternanza scuola-lavoro. Là il punto delicato che è stato colto nel quesito è quello dell'obbligatorietà della 400 e 200 ore, anche perché se no diventava complicato formularlo, ma secondo me forse anche altri profili fanno pensare. Perché come funziona questa alternanza scuola-lavoro? C'è un registro nazionale in cui ci sono i soggetti pubblici e privati che sono disponibili per questa alternanza. I soggetti pubblici va bene, possiamo anche assumere che vadano tutti bene, insomma,
soggetto pubblico, magari che può succedere? Che il dirigente è amico del direttore del museo e dice andiamo tutti al museo, insomma, poi può succedere questo, ma il danno può essere minimo. Invece quello, il profilo dell'impresa è un profilo delicato, perché come capite bene, lì il rischio di questo sistema è che diventi una fonte di manovalanza a costo zero per l'impresa. Questo è il rischio vero, soprattutto con la soglia obbligatoria, che non è poco, sono 400 ore e 200 ore, e non è mica uno scherzo. E allora se io mando una truppa di studenti a 400 ore cada uno presso un'impresa, e io probabilmente gli taglio una fetta sui costi che mica che gli faccio un favore a quello lì. E allora che tutto questo accade, guarda, c'è il registro, va bene, e devono esserci determinati requisiti, ma la scelta anche qui è esclusivamente rimessa al dirigente, senza nessun criterio, senza nessuna partecipazione, senza nulla di nulla. È il dirigente che prende lo studente e dice tu vai là. Nessuno può dire nulla. Poi alla fine dell'anno il dirigente redige una relazione sui risultati dell'alternanza scuola-lavoro e ovviamente non vorrà mai dire che è andata male, perché sarà stato lui a mandarla a quell'impresa che dirà, come vorrà dire, cercherà in qualche modo, qualora sia andata malissimo dirà che è andata non c'è male, mettiamolo così, e se no si fa male da solo. E quindi questa, nemmeno da questo punto di vista, il controllo ex post fatto dallo stesso dirigente sul suo operato di selezione dei luoghi in cui mandare per l'alternanza è palesemente è mera apparenza, insomma, no? E quindi anche se uno guarda all'altra componente della comunità scolastica, cioè lo studente, si vede come un potere che si slanga, deborda, non trova argini, non trova argini adeguati, non trova regole, non trova griglie che lo possano ragionevolmente contenere. Queste cose mettono in discussione la stessa possibilità di parlare di una comunità scolastica, perché che comunità è quella in cui c'è quello che comanda e gli altri che seguono il carro? È chiaro che, perciò dicevo all'inizio, quello che bisogna cogliere è il cambio proprio di prospettiva che si trova in questa legge. Questo è il punto molto grave. Nell'ambito di un generale rivolgimento, come giustamente diceva Andrea, ma rivolgimento che nella scuola è particolarmente, come dire, lesivo, perché lì si tratta di diritti costituzionalmente protetti. Per questo io credo che il referendum sia fondamentale. Perché guardate, pensare che il legislatore prossimo, soprattutto se si consolida la riforma e rimane l'italicum, faccia una scuola migliore di questa, ce lo possiamo levare dalla testa. Se questo ha fatto la cattiva scuola, il legislatore prossimo farà la scuola peggiore. Quindi è fondamentale impegnarsi sui referendum. È fondamentale impegnarsi su tutti i referendum. Guardate che parte uno schieramento largo di referendum. Ci sono vari referendum, tra virgolette, sociali, ci sono referendum, tra virgolette, istituzionali. Io credo che sia nel vostro specifico interesse di cittadini e di docenti impegnarvi su tutti, perché se si perde questa partita, la prossima sarà giocata in condizioni peggiori. Quindi impegnatevi da cittadini e da docenti. Grazie mille, grazie dell'invito. Sono insomma contentissima di essere qui perché Rino e insomma Fabrizio e tutti quanti siete più che altro amici. E veramente ormai dopo tanti, tanti, tanti.
no, sono solo due, ma due anni intensi di battaglie insieme, davvero io sono che ringrazio voi per la coerenza, perché spesso e volentieri questo valore viene dimenticato. Prima mi ha fermato una ragazza e mi ha detto: per favore non far passare sotto silenzio la questione del concorso. Sì, in effetti, perché mi chiedeva perché non si presenta anche un quesito referendario sul concorso. Il problema è che il concorso di per sé non è qualcosa di incostituzionale, di per sé. Il problema è che in questo momento viene fatto fare un concorso a persone che lo Stato ha già reso idonee all'esercizio della professione tramite un titolo che è quello dell'abilitazione. Quindi è il contesto in cui si colloca questo concorso che non va bene e che è sbagliato. Però io vorrei dire che quello che noto nel mondo della scuola è che la disperazione è tale e i problemi sono così settoriali che si stenta a trovare ancora oggi quella che è appunto la via, e che secondo me questo convegno ha il merito di aver indicato. Cioè l'approccio che voi, i professori, appunto hanno utilizzato in questo convegno è ottimo, perché da un lato ci sono coloro che hanno il problema della mobilità, dall'altro ci sono i docenti abilitati costretti al concorso falso, dall'altro ci sono le maestre che salgono i punteggi perché dal 1 di settembre 2016 non potranno più grazie alla norma dei 36 mesi. Dall'altro abbiamo i docenti neoassunti nell'organico del potenziamento, costretti a fare i giorni, frustrati, che non, appunto, non vengono utilizzati in maniera corretta dalle scuole. Insomma, ognuno ha il suo problema e ognuno è sopraffatto da questo problema e non si rende conto di quello che sta avvenendo in questo paese. Allora la sfida del mondo della scuola, e noi siamo gli unici che possiamo farlo, è questa: far prendere coscienza a tutti i cittadini italiani di quello che sta facendo questo governo arrogante, che invece di che si è presentato come progressista e ci ha riportato indietro di 70 anni. Ha messo 40 fiducia, in due anni ha messo 40 fiducia, decreti legge di continuo, ha messo la fiducia perfino sulla riforma della Costituzione. L'Italia come una legge elettorale, come il Porcellum, perché non potremo di nuovo scegliere i nostri rappresentanti, non ci sono le preferenze e c'è di nuovo un premio di maggioranza incostituzionale che consente a queste persone di approvare una legge come la legge 107 con la fiducia, senza assolutamente far discutere neppure un emendamento ai senatori, perché hanno dei numeri abnormi e incostituzionali. Hanno toccato i diritti del lavoro, l'ho spiegato molto bene il professor Degrani, la fine di un processo che è partito con il pacchetto Treu, con la legge Biagi, che ha sempre più reso precario il lavoro, e hanno dato il colpo di grazia col Jobs Act. Hanno dato il colpo di grazia sull'ambiente, vi invito ad andare a votare, a diffondere la voce il 17 di aprile sulle rivelazioni. In commissione ambiente sono andati contro con un emendamento al volere di 28 milioni di persone che nel 2011 hanno chiesto che l'acqua sia un bene pubblico e che rimanga pubblico. In questi giorni, guardate, ce ne sono tante di cose, ma ve le devo dire perché dobbiamo prendere coscienza che questa non è una battaglia della scuola, è una battaglia dell'Italia, di tutti noi. Questo è, stanno distruggendo veramente, hanno distrutto lo Stato di diritto, stanno privatizzando il privatizzabile in tutto, nella sanità, stanno facendo dei decreti a favore delle banche contro i cittadini italiani, li stiamo bloccando fisicamente, non li facciamo entrare in commissione perché hanno fatto un decreto sui mutui che le banche possono pignorare a casa degli italiani dopo 7 rate di morosità, che dopo 7 rate di mutuo non pagato la banca può espropriarti la casa. Questo stanno facendo. Ma vogliamo dire la vergogna della scuola dell'infanzia? La vogliamo dire? Ce ne sono tante, io volevo... Per favore parlatene! Volevo solo... Certo, c'è anche il problema dei docenti dell'infanzia, ma quello che io vi voglio comunicare adesso è che tutti noi abbiamo un problema che ci tocca più da vicino perché investe la nostra vita, la nostra esistenza, però quello che dobbiamo riuscire a fare in questo momento, e lo spunto è stato dato in questo prezioso convegno, è di alzare, allargare lo sguardo, di guardare oltre, di capire che non riguarda solo noi e che dobbiamo assolutamente essere noi la guida di una battaglia referendaria che riguarderà molti cittadini italiani, che possiamo vincere solo
solo aprendo i nostri orizzonti e sensibilizzando noi per primi i cittadini su tutti questi temi, quindi sostituirci anche a un'informazione che in Italia non c'è più. Dobbiamo sostituirci a questa informazione ed essere la scuola, io credo davvero che possa essere l'unica guida di questa battaglia. Vi ringrazio veramente per il convegno.